Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Siamo qua oggi a far vedere una Polo GTI 2019, l'aggiornamento dei punti di interesse, o meglio l'inserimento in questo caso. Allora, come potete vedere, questa macchina è dotata di navigatore, appunto. Andiamo in Setup, gestione memoria, aggiornimi i punti di interesse tramite SD o USB e a questo punto facciamo aggiorna. Lui va a fare la ricerca di dispositivi ed eccoli qua, li trova perfettamente aggiornati a qualche giorno fa. A questo punto facciamo continua e i punti di interesse adesso verranno inseriti all'interno della cartografia. Ancora qualche minuto. Aggiornamento software completato. A questo punto in setup, cartina, seleziona categorie punti di interesse. Andiamo a visualizzare, eccoli qua, i nostri punti di interesse che abbiamo inserito, che sono le corse preferenziali, dissuasori, dossi, punti pericolosi, che sono quelli mortali, semafori controllati, sorpassometri, tunnel, tutor, velox mobili fissi e ZTL. Andiamo a fare una prova ad inserirne un po'. Eccoli qua, ricordatevi che non potete inserire più di 10 categorie di punti di interesse, questo è un limite fisico della radio. Dopodiché torniamo alla nostra cartina e come per magia già potete notare qualche simbolino di autovelox mobile o fisso in questo caso nel nostro paese. Eccoli qua. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mi raccomando continuate a seguirci, spolliciate e cliccate su iscriviti. A presto! E al prossimo video. Ciao a tutti!